sono Alcesti dall'angolo del focolare e siamo qui per la serie Un Natale Organizzato, dove volevo raccontarvi come mi organizzo per fare la spesa. Allora, punto numero uno, soprattutto adesso che siamo in periodo natalizio, bisogna partire ben organizzati, quindi prepariamoci. Allora, io di solito faccio un menù mensile o se non avete voglia appunto di cucinare una volta al mese, almeno un menù settimanale, così da avere un piano di battaglia, diciamo, di quello che vi aspetta, di quello che vi serve e controllo appunto in casa quello che c'è, quello che non c'è, a seconda appunto poi delle varie cene che andremo a fare, perché poi soprattutto durante le festività ci saranno spesso degli inviti a cena, avrete delle persone ospiti a casa e quindi a volte vi serviranno più dosi di quanto siate semplicemente voi in famiglia, oppure una sera semplicemente non cenerete a casa, quindi è importante appunto fare questo tipo di planning, quindi fate un menù settimanale, organizzatevi bene e questa è la prima dritta. Cercate di fare la spesa delle cose non deperibili una volta al mese, almeno io cerco di fare così, in modo appunto da non dover fare su e giù continuamente dal supermercato. Prendo appunto una grossa spesa una volta al mese, poi magari frutta e verdura la prendo al baracchino vicino a casa o il latte semplicemente. Stanno buttando via i vetri? Non si è sentito? Ok, è uno scherzo. Ok, ricominciamo. E quindi faccio sì la spesa una volta al mese delle cose non deperibili e poi i freschi li prendo così man mano che passo davanti, che so, un fruttivendolo, cose così. E altri trucchi per facilitare la spesa. Aspetta che me li ero scritti perché poi magari qualcosa mi passa di mente. Anzi, fate la lista della spesa a seconda delle categorie del cibo, quindi è tutta la frutta e la verdura, la scrivo insieme, e poi pane, panificati da un'altra parte, e cerco magari di andare sempre nello stesso supermercato in modo da sapere poi dove sono le cose, come sono disposte le cose e sapere che intanto se va più veloci e sapere che magari prima trovo la frutta e la verdura e poi in fondo trovo, che so, i detersivi, e quindi questa è una cosa che a me facilita molto la vita. Secondo consiglio, fate la spesa al momento giusto, quindi fate la spesa in un momento in cui non abbiate fame, in modo da non dover prendere tutto compulsivamente. Cercate di fare la spesa a seconda delle vostre possibilità, naturalmente, ma in un orario tranquillo, magari che non ci siano troppe persone. Cercate di fare la spesa in un giorno che non sia troppo frequentato, cioè non andate il sabato e poi dite ah, che mal di testa, ci ho perso un pomeriggio a fare la spesa. No, per forza, c'è troppa gente. Cercate di andare in un momento che sia tranquillo e anche che voi siate tranquille, in modo da riuscire a dedicare il più tempo possibile alla spesa e a farla in modo attento, perché appunto se riuscite a fare la spesa in modo attento riuscite anche a guadagnarne in, credo semplicemente anche in salute, perché se prendete dei prodotti più sani, più buoni, poi appunto riuscirete a mangiare meglio e stare meglio. Fate la spesa per tempo e sì, fatela sempre, almeno io la faccio sempre nello stesso posto, in modo che così conosco bene le corsie. Altro consiglio, terzo consiglio prima di cominciare a fare la spesa vera e propria, partite con il frigorifero e il freezer vuoto e pulito, nel senso dategli una bella passata, che così poi una volta che tornerete a casa dovrete solo riporre le cose in frigorifero, ma anche cogliete l'occasione per dare una passata alla dispensa. Ultima dritta, ma poi partiamo veramente. Prendete una busta, ricordatevi le buste della spesa naturalmente, perché poi vi tocca pagarle lì se non ve le ricordate. Prendete una busta dove mettete tutte dentro tutte le altre buste, io ho varie buste di vari tipi, ricordatevi quelle per i surgelati, per le cose fredde, e come vi dirò più avanti io tendo appunto a separare i detersivi dai congelati, dalla frutta e la verdura, quindi varie buste in modo da riuscire a separare tutto, anche per separare i pesi e anche per separare le cose a seconda delle vostre esigenze. Adesso andiamo e andiamo a fare la spesa. Venite con me. Andiamo a fare la spesa.
Quando faccio la spesa cerco sempre di comprare italiano e quindi il più possibile locale, e cercate appunto di fare attenzione alle etichette, di solito appunto c'è scritto l'origine dei prodotti e in particolare se viene dall'Italia vuol dire che le cose hanno fatto meno strada e quindi sono un pochino più fresche a mio parere, quindi cerco appunto di prendere il più possibile italiano e locale. E cerco di prendere il più possibile verdure di stagione e quindi ad esempio in inverno cerco di prendere il radicchio e d'estate i pomodori, non viceversa, perché appunto hanno più sapore le cose di stagione piuttosto che le cose non di stagione che sono coltivate in serra e hanno sì, sono coltivate in modo forzato. Una terza cosa che cerco di fare attenzione è che la frutta e la verdura non sia confezionata. Uno perché occupa un sacco di imballaggio che poi appunto andrà sprecato, andrà buttato, ma anche perché così c'è almeno rielaborazione possibile. Ad esempio in questo supermercato, stiamo andando, se non l'avete visto prima, hanno appunto tutta la possibilità di prendersi quanta frutta si vuole e sceglierla, e c'è un banchetto lì dove non la devi neanche pesare, tu vai direttamente con la tua frutta già presa e la pesano direttamente loro, quindi è comodissimo. Allora, quando faccio la spesa cerco di prendere cose di grandi porzioni anche se siamo solamente in due, quindi ad esempio la carne cerco di prenderla appunto anche se sono formati famiglia, si risparmia prendendo i formati famiglia. In particolare qui cerco di prendere anche la carne intera, tipo un pezzo di muscolo intero dal quale posso fare un arrosto, dal quale posso fare uno spezzatino, dal quale posso fare tante cose, piuttosto che appunto prenderne già tagliate che magari costa un pochino di più. Sicuramente questa è una cosa che funziona benissimo anche con il pollo. Io di solito prendo un pollo intero, poi riesco a ricavarne le cosce, le sovraccosce, dal petto riesco a farne dei dadini e poi con la carcassa ne faccio il brodo. Quindi cercate di prendere anche formati famiglia che appunto sono abbastanza comodi. Qua ce ne sono un sacco tra l'altro e hanno della buonissima carne qui dall'anno, quindi mi trovo benissimo a prendere la carne. Anche qui tra l'altro hanno direttamente anche il reparto macelleria, che se avete bisogno di qualcosa di particolare potete direttamente chiedere al macellaio, una volta che si chiederà al macellaio di fiducia. Quando faccio la spesa cerco di stare ben attenta alle offerte, perché non è sempre detto che quando c'è scritto offerta in grande siano veramente delle offerte vantaggiose, quindi cerco di stare attenta piuttosto al prezzo al chilo delle cose, quindi e bisognerà mettersi gli occhiali perché non ci vede bene come me e andare in cerca del prezzo al chilo, non al pezzo delle cose, perché naturalmente magari ci sono confezioni diverse o formati diversi e quindi quello a cui bisogna stare attenti è proprio il prezzo al chilo. Una volta che avete valutato questo, naturalmente dovrete anche cercare di capire le varie cose come sono fatte, nel senso io cerco sempre di guardare gli ingredienti in modo che ci siano più ingredienti comprensibili possibili, perché se non capisco gli ingredienti sinceramente mi dà un pochino di sospetto che le cose non siano naturali e quindi cerco di prendere le cose il più naturali possibili e mi sembra di prendere qualcosa di più sano. Questo è un'altra delle mie dritte. Continuiamo con la spesa. Quando prendo il pesce cerco di prenderlo naturalmente non decongelato, quindi che sia fresco, in modo da poterlo ricongelare eventualmente se dovessi averne bisogno o comunque di poterlo cucinare al più presto, nel più breve tempo possibile. E sicuramente cerco che sia oltre che fresco anche pescato di fresco, quindi non allevato e
pescato appunto in mare. Queste sono le cose che cerco di fare più attenzione poi. E inoltre quando faccio la spesa cerco di comprare il meno possibile prodotti già pronti, già confezionati, nel senso proprio già assemblati, perché lo so, è molto più comodo a volte prendere una scatoletta, aprirla e trovare qualcosa di pronto, però sicuramente se prendete qualcosa di fresco ne guadagnerete proprio un gusto, perché appunto prendete gli ingredienti originali, quindi sadano, carota, cipolla e fate un brodo, e comunque ne guadagnerà anche il portafoglio, nel senso, prendendo gli ingredienti semplici appunto poi credo sia appunto più conveniente. E basta, questa è un'altra mia dritta per come fare la spesa. Quando sono in cassa poi cerco di dividere le cose per la destinazione in cui andranno, quindi già fin dal banco appunto dove metto giù le cose cerco di mettere le cose che vanno in dispensa separate ad esempio dalle cose che andranno in frigorifero e ulteriormente separate dalle cose che andranno in bagno o ad esempio dei detersivi, perché non vorrei mai che qualche detersivo sbordasse e andasse appunto sulle cose da mangiare, quindi cerco appunto di fare questa suddivisione in modo che poi sarà anche più facile una volta poi fare le buste e a casa suddividerle. Ad esempio se avete anche una casa con dei piani cerco di suddividere le cose che vanno di sopra o dalle cose che vanno di sotto e così via. Ecco, per oggi è tutto, questa è la mia ultima borsa della spesa che devo mettere via. Spero che vi sia piaciuto venire a fare la spesa con me, spero che vi siano utili le mie dritte e andate a fare la spesa, mi raccomando, per tempo, perché poi per Natale sarete super prese da un sacco di cose, quindi organizzatevi per tempo e ci vediamo settimana prossima con le ultime dritte per quanto riguarda un Natale organizzato. A presto, ciao a tutti!